è sempre utile fare prevenzione qualsiasi cosa si faccia. Io dico sempre che per vivere meglio devi seguire due regole. Una è la prevenzione, noi questo cerchiamo di fare, la seconda è quella che devi darti da te, cioè attento a quello che mangi, attento all'attività fisica rispetto alle tue patologie, rispetto all'età, non fumare, eccetera, eccetera. Ha riaperto le sue porte il campus 3S, cambia la location, ma non la missione degli organizzatori che, come ogni anno, si propongono di portare ad Avellino sport, salute e solidarietà. In una sola parola, prevenzione. Ci sono tante novità quest'anno, al di là della location, una splendida location che potete ammirare, che ben conoscete qui ad Avellino, c'è questa grande collaborazione con l'ASL di Avellino. Hanno messo a disposizione tre camper, uno per la ginecologia, uno per la senologia e un'altra per gli animali. Un'attività che noi curiamo in maniera particolare, a cui ci teniamo davvero in maniera particolare, per cui sarà possibile anche mettere dei microchip ai propri amici a quattro zampe. Ricordiamo che sarà una due giorni, che si è aperta questa mattina, si chiuderà alle 19 e poi si replica domani. Sì, due giorni a orario completo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sia oggi che domani. Lo sport è una delle cose più importanti, una delle 3S di questo campus. Quanto è importante l'attività sportiva anche e soprattutto per la prevenzione medica? Certamente molto. Intanto i nostri complimenti agli organizzatori che hanno saputo creare le sinergie adatte per mettere assieme più valenze sociali. Io credo che lo sport sia fondamentale, ma se fatto moderatamente bene è fatto soprattutto da persone competenti, perché oggi purtroppo c'è pure una prateria di praticoni i quali contrabbandano attività sportive corrette mentre sono scorrette.